Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero sinceramente male. Benvenuti all'interno di un nuovissimo contenuto multimediale, ma soprattutto benvenuti all'interno di una nuovissima reaction ad uno scherzo delle Iene. La vittima di quest'oggi chi sarà? Tommaso Zorzi, in arte Tommy Cassi. Ebbene sì, un po' di mesi fa anche Tommaso Zorzi è stato vittima delle Iene e vediamo che gli hanno combinato. Vi chiedo semplicemente di lasciare un like sotto questo video, fa sempre piacere, aumentatemi l'autostima, grazie, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, è gratis, pure questo fatelo. Detto ciò, non voglio dilungarmi ulteriormente, perciò direi proprio di partire. Partiamo. In pochi sanno che Tommaso Zorzi, fresco vincitore del Grande Fratello... Fresco vincitore, ormai l'ha vinto 20 anni fa, questo scherzo è del 1945. Prima di entrare nella casa ha progettato una sua personalissima linea di sex toys. Ma come di sex toys? Forse è meglio che chiudo qui il video e la finiamo qui. A 3 giorni dall'inizio del reality, ecco Tommaso che sale nella macchina del suo autore e socio per andare nella sede dell'azienda che li produrrà. Ah, ma quindi proprio una cosa seria, cioè una cosa prodotta in un'azienda, attenzione! Allora? Bene, un po' di mal di schiena. Perché? 2 ore di tacchi. 2 ore? Di tacchi. Chi è che non balla 2 ore sui tacchi? Chi? Perché hai ballato sui tacchi? Ho ballato sui tacchi, capito? Prima di diventare una star assoluta del piccolo schermo, Zorzi aveva l'abitudine di intrattenere i suoi followers con delle dirette Instagram in cui ballava sui tacchi. Io personalmente non riuscirei. Ho provato a mettere dei tacchi una volta, ma non riuscivo nemmeno a camminare, quindi complimenti a lui. Tu mi hai mandato la slide dei vibratori che hai fatto. Che sì. Non lo so, secondo me se tu vuoi entrare con un'immagine di pulizia per poi poter lavorare in televisione, produrre dei vibratori non è il massimo della... Questo è vero, chi fa queste cose tendenzialmente viene giudicato in una certa maniera, ma io sono dell'idea che basta, dovrebbe essere ormai sdoganata questa cosa, stiamo sdoganando qualsiasi cosa, perché non sdoganare anche questa? Il suo autore non è molto convinto dell'iniziativa di Tommaso, che però guarda fiducioso al futuro. Se in America pensi che tipo Gwyneth Paltrow ha fatto la candela all'odore della sua vagina? Il problema principale è che non siamo in America. Siamo in Italia, qui non va bene nulla. Qui se fai una battuta avete capito? Ma non siamo in America. Ho capito, continuando a dire non siamo in America. Non lo saremo mai in America se non c'è qualcuno che fa un po' l'americano. È un problema di fondo, è un problema di mentalità. È un problema proprio di mentalità. Non ci arriviamo su certe cose. Tu vuoi fare l'americano? Bravo Tommaso, sempre all'avanguardia, come i nomi dei tuoi toys. I tuoi nomi, sono 4 nomi storpiati di film della Disney. Ma come, cioè i nomi di vibratori sono dei nomi dei film della Disney. Non sto, c'è qualcosa che non va. La situazione inizia a farsi un po' pericolosa. Mulanal, la spada nella doccia. Non ho parole. La spada della doccia lo voglio comprare. Scherzo, ovviamente. Il vibro. Però i nomi, c'è da dire che sono originali. Secondo voi sono originali? Secondo me sì. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. È geniale. Il vibro nella giungla è Aladild. Quale preferite tra il vibro nella giungla e Aladild? Non lo so, è una scelta difficile. Aladild è risolto. E perché non fare qualche cosa che richiami alla prossima esperienza del Grande Fratello? Potremmo farlo a punta, come presente gli spuntoni del confessionale, quelli rossi con la punta nera, ne facciamo uno quadrato. Questa non penso sia una buona idea. Vedi tu come progettarli, ma non penso sia una buona idea. Ecco, dopo Tommaso entra nella sede dell'azienda che produrrà i suoi toys. Il titolare spiega quale sarà la strategia del brand mentre lui sarà nella casa. Sentiamo quale sarà questa grandissima strategia, vediamo. Stiamo pensando di mandare la linea ad alcune persone. Insomma, alcuni volontari avranno la possibilità di testare i prodotti di Tommaso Zorzi in anteprima. Vabbè, come si fa con qualsiasi altro prodotto che viene consegnato in mano agli influencer e gli influencer li sponsorizzano. Il suo autore ha ancora delle perplessità. È il tuo motivo di orgoglio. Il tuo motivo di orgoglio. Ma con quel pelo non si staccava dal tavolo. Il tuo motivo di orgoglio questo. Ma capisci che è una roba che mette di buon umore tutti. Cioè, tu sei arrabbiato, prendi un di gomma in mano, si mettono tutti a ricerca. Ah, quindi lui li sta concependo proprio come antistress, nel senso che non voglio scendere nei particolari, non voglio. Tommaso, per scacciare ogni dubbio, chiama la persona di cui si fida di più. Mamma, che cos'è uno strumento? Ti posso chiedere una cosa? Ma come, ha chiamato sua madre per chiedere un'opinione sui vibratori? Che coraggio! Certo. Non ti dà fastidio che faccio sta roba, vero? Ma cioè, che fai quegli oggetti lì? Che ti associno sempre questa cosa qua con te. Grazie.
Grazie signora. Vabbè, quindi? Ma non sto capendo, la madre è una complice o sta dicendo delle cose vere? Non sto capendo questa cosa. Quindi dipende un po' cosa conti di farci. Anche la intanto che parla al telefono con la madre, lui giustamente prende a schiaffi quelle cose lì. Madre non è del tutto convinta, ma Tommaso va dritto per la sua strada. Beh, mamma, dai, cioè, mi sembravi d'accordo l'altro giorno, adesso se si ripensamenti da Opus Dei, cioè, veramente, cioè, una roba proprio, cioè, tremenda anche da parte tua, posso dire, Ma poverina, ma si sta incazzando con la ha solo dato un'opinione, poverina. Probabilmente quello che penserebbe il 90% delle madri. E già pensa al claim per la campagna. Hai una lunga giornata di lavoro? Torni a casa e non hai un fidanzato? Aladdin! Sì, ma non prenderlo a bastonate. Cioè, va bene l'input, ma non prenderlo a bastonate. Per Tommaso è un attimo trasformarsi nel Giorgio Mastrota dei vibratori. Alle prime 10. Mi fa troppo ridere che non ci sono delle ventose. Non si tirano via, sono proprio delle ventose. Le prime 10 telefonate noi vi regaleremo il vostro marito tascabile. Comunque quanti ce ne sono? Cioè ce ne sono troppi. È difficile proprio anche scegliere. Tutto questo accadeva a settembre 2020. Tommaso resterà nella casa per 6 lunghissimi mesi. Quindi è già passato un anno da queste clip. Siamo a settembre 2021, come passa il tempo? Durante i quali il suo personaggio conquista il pubblico e viene consacrato vincitore. Tutte le persone appartenenti al web che hanno partecipato ad un reality televisivo hanno vinto. Cioè Zorzi ha vinto il GF, il signor Awez ha vinto l'isola dei famosi. E giorni dopo l'uscita dal Grande Fratello viene prelevato dal suo autore. Stavolta con lui c'è anche l'assistente del suo avvocato, perché è arrivata una denuncia. Cioè lui è uscito da 2 giorni dalla casa ed è già arrivata una denuncia. Di chi hai parlato nella casa? Sto ripercorrendo gli attimi della mia vita, cioè non lo so. Di chi hai parlato? Di chi hai sparlato nella casa? Ma di chiunque. Ma come di chiunque? Cioè lo dice così senza nessun problema. Di chiunque ho sparlato. Maso, per prevenire azioni legali, ha una soluzione. Io faccio un post su Instagram e chiedo scusa preventivamente a chiunque. Mi parlo. Ma sarebbe la più grande paraculata mai vista, mai. Suo avvocato, Anna Maria Bernardini De Pace, che poco dopo al telefono gli spiega qual è il problema. Ovviamente anche l'avvocato è un complice delle Iene. Il tuo Grande Fratello è stato un disastro, secondo me. E la Madonna, che estremismo. Tu sei amico di una che si chiama Lorenzini? Sonia, sì, credi, sì. Ma come credi? Cioè, saprai se sei suo amico o no? Cosa vuol dire credi? Non lo so. Ecco, adesso devi andare nell'azienda dove Tommaso fa fare i liberatori. In questa azienda ci sono i carabinieri. Cioè, non sto capendo come sono correlate queste due cose. Scopriamolo. C'è la Lorenzini e c'è l'avvocato della Lorenzini. Ah, pure l'avvocato. Ma vaffanculo. Ma cosa ha fatto? Cosa è successo con la Lorenzini? Cosa c'entra lei con il... c'entra. Perché sono di questi sensorelli? È successo un incidente, è andata al pronto soccorso. Cosa? Cioè, è la classica leggenda popolare dove in ogni paese c'è una ragazza che gli è finito incastrato qualcosa lì dentro. La classica leggenda. Sonia Lorenzini, concorrente del Grande Fratello insieme a Tommaso, uscita a dicembre dalla casa, è stata tra coloro che hanno testato in anteprima i sex toys di Tommaso. E quindi che cosa le è successo? Tordo con noi sta fingendo di aver avuto un grande problema. Ma io mi devo preoccupare, Anna Maria? Sì, il problema è bello grosso e soprattutto bisogna cercare di farlo fuori subito. Di tirarlo fuori subito al massimo. Ma io cosa rischio? E dunque, se è vero tutto, perché ho visto anche un certificato medico, bello pesante. Sì, perché è stata 4 ore al pronto soccorso. Cosa? Vabbè, è normale stare 4 ore al pronto, cioè se è codice verde forse stai 6 ore al pronto soccorso. Se corrisponde tutto quello che io ho visto, rischi anche 2 anni di carcere. In Italia non farei mai 2 anni di carcere per questa cosa, al massimo un giorno di arresti domiciliari. Sì, Tommaso, qui la Toy Story può finire dietro le sbarre. Questa spada nella doccia è entrata in una... Vabbè, non voglio sapere, ora non ho capito. Ma l'avvocato che sta chiamando proprio... con il la spada nella doccia in tutti i cinema, no, a Gardaland. È rimasta lì e dovuta andare in ospedale. Tommaso è preoccupato. Dopo 6 mesi nella casa, altri 2 anni in galera sono troppi per lui. Ma cosa vuol dire che io riesco? Ma concretamente come si fa a incastrare una cosa? Perché non si riesce a tirar fuori? Non capisco, sono ignorante. Dobbiamo capire cosa sta succedendo per capire l'entità. Sì, ma non è che fa galera. Sì, ho capito, non faccio galera, devo dare.
Sicuramente dovrei darle qualcosa per questo incidente. Zorzi si precipita in azienda dove l'aspetta la Lorenzini in stampelle, il suo avvocato e la fondatrice. Ma come in stampelle? Addirittura in stampelle? Ma non è credibile questa cosa, non mica si è rotta una gamba. Ciao. La Lorenzini espone subito la gravità della situazione. Mi sono infilata questo cavolo di coso nel sedere ed è rimasto incastrato. Ah, nel sedere. Avevo sbagliato il luogo geografico. Mi ha provocato delle lacerazioni. Hanno dovuto rimuoverlo e sono bloccata per 30 giorni. E mamma mia, ma che prognosi è? Madonna, neanche dopo un incidente stradale. Io mi sto facendo male. Noi siamo venuti qua per vedere di risolvere questa situazione. Se un ipotetico avvocato mi parla così, io me ne vado. Abbiamo il referto del pronto soccorso. No, ovviamente il referto è falso, ma Tommaso, leggendo rottura della ghiandola penale, si dispera. Tommaso è veramente preoccupato, ma io mi porrei qualche domanda, mi verrebbe qualche dubbio. Ma i problemi non sono finiti. Le ha provocato delle lesioni che in questo momento non le consentono di lavorare. Tra l'altro lei ora doveva partire per l'isola di Famosa. Ah, ma tanto comunque l'avrebbe vinta Huawei da prescindere, no, quindi non ti preoccupare. Non possiamo chiedere meno di 1 milione di euro. Al milione di euro? 1 milione di euro? Cioè la ghiandola periana vale 1 milione di euro? Non lo so, un cuore magari vale 1 milione, un polmone, non la ghiandola perianale. Tommaso sbianca, sente se il suo cuore batte ancora ed esce sul balcone in cerca di ossigeno. Poi si... Vabbè, ma Tommaso Zorzi faceva riccanza, avrà 1 milione di euro, voglio dire. Toglie la giacca perché gli sta venendo un mancamento. Non riesce a togliersi dalla testa l'immagine della spada nella doccia che distrugge la ghiandola perianale della Lorenzini. Non penso che abbia quello in mente, penso che sia molto più preoccupato perché deve dare 1 milione di euro. Io di quello sarei preoccupato. Sono mortificato. Per l'isola mi dispiace. E non sai quanto dispiace alla Lorenzini. Non posso più partire. Come cazzo faccio ad andare a fare le prove di resistenza fisica con il culotto? In effetti non è il caso quello di fare una prova fisica con il culotto. Rotto. Prova a sentire se il suo cuore batte ancora. Io? 1 milione di euro mi sembra... Zorzi non riesce nemmeno più a parlare. Non sa che c***o dire. Non sa che c***o dire. Ne dovrà vendere di spade nella doccia per arrivare a 1 milione di euro. È vaginale quello che ha usato lei, no? Esatto. Allora scusate, ma se io mi metto una bottiglia di San Pellegrino nel culo, non vorrei mai San Pellegrino. Il ragionamento non fa una piega. Ma che metafora poetica! Ma complimenti! Maso ancora non si capacita del gesto della Lorenzini. Ma perché te lo sei messo nel culo? Questa è la domanda, perché l'hai messo lì? Per quale motivo? Non sapevo come si usava. Nel frattempo... Ma come non sapevi come si usava? Ma ci saranno le istruzioni, scusami, come in ogni cosa. Arriva l'ispettore incaricato di testare, per conto della procura, i vibratori prodotti da Zorzi, che subito... Ma non è credibile se arrivano quelle tre cose sopra un vassoio, ma che cosa stiamo guardando? Tu relaziona all'avvocato. Allora, io ho testato e ho provato personalmente i toys, adesso... Ma si capisce che è uno scherzo, ma non è plausibile una cosa del genere. Sto provando ovetto anale? Ovetto vibrante, prego. Ok. Ma Zorzi infatti lo guarda malì, ma io non lo so, io avrei capito immediatamente, in quell'istante, che si trattava di uno scherzo. Ma ti pare che arriva il tipo e dice che sta provando i vibratori? Tommaso non ha capito, o forse non vuole capire. L'ispettore, per testare i suoi prodotti, si è infilato l'ovetto vibrante nel sedere. Ma perché lo sta guardando così? Non penso ce l'abbia ancora dentro, spero. E lo sta azionando con un telecomando che tiene in mano. Tre volte che pigia il pulsante, il vibro della giungla entra in azione all'interno del suo... Ma quindi ce l'ha ancora? Ma non è credibile sta cosa, ragazzi, non è credibile, non è possibile. Mi sta solamente convincendo. E sotto gli occhi increduli di Zorzi, l'ispettore della procura si accascia sul divanetto e non si capisce se stia godendo o soffrendo. Ma dai, ma che p***ata è? Ma non è vero questo scherzo, non è vero, smettiamola. Ma cosa sta succedendo? Ma che c'è? Tommaso si lancia sul telecomando nel disperato tentativo di spegnere l'ovetto vibrante. Ma Tommaso, ma com'è possibile che hai creduto ad una cosa del genere? Ma ti pare che uno ti testa i tuoi oggetti che hai creato e sta male in quel momento? Io non lo so, non lo so. Il vibro della giungla non ne vuole sapere. Anzi, aumenta il ritmo. Guardi, ma poi c'è il bagno. Ma dai, ma smettiamola per cortesia. Smettiamola con questa farsa, smettiamola. Chiama l'ambulanza. Zorzi non vuole nemmeno più vedere. Scusa, ma non può toglierlo qualcuno? Le convulsioni sta avendo per un ovetto. Le convulsioni per un ovetto della Kinder. L'ha provato.
L'altra che in chiamata con l'avvocato, ma per favore. Sì. Tommaso è disperato. Credeva che il suo vibro della giungla avesse tutta questa potenza. Lei se lo deve togliere. Ah, se lo deve togliere. Ah, pensavo che dovesse tenerlo all'interno del suo organismo. Tranquillo, oh! Tommaso. C'è qualcuno pronto a intervenire. Tommaso, questo è tuo? Se non sbaglio dovrebbe essere tuo. Era tutto. Secondo me l'aveva capito, una mia personale supposizione, aveva capito che si trattava di uno scherzo, ma ha voluto comunque finirlo e terminarlo. Ci sta, per non rovinarlo, ha fatto finta negli ultimi minuti di non aver capito che si trattasse di uno... Oh, non riesco a parlare, di uno scherzo. Cos'era? Dai, ma vai a... Tommaso, è tutto uno scherzo. Va. Dai, era troppo surreale questa situazione. Cioè, uno scherzo deve essere il più veritiero possibile. E non ditemi che non è così. Ditemi anzi che cosa ne pensate qui sotto, nella zona commenti, per favore. Tutta merda, 1 milione di euro. C'hai la criptonite nel culo. Ma che c'ha l'oro nel culo? C'ha i Rolex, c'ha il Don Perignon. Hai avuto paura, eh? Stavo per mettere una mano nel culo all'inventore. Non credo che l'avresti fatto, non credo. Tutto costato. Maurizio? Dottor, sì? Dottor Costanzo? Gli auguri. Grazie mille, grazie. Ma per cosa tanti auguri? Che cos'è successo? Maurizio Costanzo, tanti auguri. Sì, siamo, mi hanno appena fatto uno scherzo. Va bene, bravo. Grazie, dottor Costanzo, grazie. Non ho capito questa chiamata con cosa c'entra, non ho capito, non riesco a collegare le cose. Tu li hai testati o no? Non ancora, però vado. C'è il direttore, tieni, abbiamo l'esclusiva per chi? Alfonso, ma voi volete che io muoia? Ma sì, ma passateli anche Trump e Obama, perché da tanto, no? Cosa c'entrano queste chiamate? Non sto capendo. C'è l'esclusiva per chi, capisci? Quella Lorenzini che mi diceva, ma posso andare all'isola col c***o rotto? Io quella... Non lo so, non saresti la prima? Ma come non saresti la prima? Ma in che senso? E finisce qui questo scherzo. All'inizio era anche figo, era credibile, poi si è trasformato in cacciara, secondo me. Non so, alla fine non mi è piaciuto, mi sembrava troppo costruito. Vabbè, ragazzi, spero di cuore che anche questo video in qualche modo vi sia piaciuto. Il prossimo scherzo delle Iene devo ancora decidere a quale reagire, ce ne sono migliaia, magari consigliatemeli. E niente, io come sempre vi ringrazio, vi mando un enorme abbraccio a distanza, un enorme bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Bella.